sulle questioni dell'uguaglianza, della parità, siamo in una fase indubbiamente regressiva, lo si vede per i dati, gli elementi che riguardano il tema della violenza contro le donne, lo si vede nel linguaggio che quotidianamente viene utilizzato, lo si vede anche dagli eventi sportivi, inizia il mondiale di calcio femminile e la questione proposta da tutti e da tutte è esattamente quella della parità e del riconoscimento anche del loro valore sportivo. C'è molto da fare, c'è molto da fare con la contrattazione, c'è molto da fare nel linguaggio pubblico, nelle scelte che si fanno e noi diamo il nostro contributo, appunto dicendo partiamo da noi, portando la discussione sul tema della violenza e del rispetto come discussione che riguarda innanzitutto gli uomini e i loro comportamenti. Sono una serie di proposte di legge che vengono dalle forze che compongono il governo, che sono. Ma neanche il ritorno indietro, sono proprio un'altra concezione che non appartiene più al paese, che non si rende conto di come sul terreno dei diritti civili, dei costumi, delle condizioni delle persone abbiamo fatto grandi passi in avanti, la libertà è considerata un punto di partenza fondamentale, invece propongono nuovamente misure che sono di subordinazione, di subalternità, di atteggiamenti che vorrebbero, come dire, le donne fuori dalla scena politica, fuori dal lavoro, fuori dall'insieme dell'attività, ma sono anche molto convinta, lo si è visto nel movimento delle donne che ha attraversato tutto il paese, che non ci riusciranno.